Beh, allora, qual è l'impressione di questa... Buono, l'impressione è che abbiamo di fronte un pubblico informatissimo, cosa che non era 3 anni fa. Adesso cominciano a seguire il blog, a seguire la rete, avere informazioni, quindi scioccarli con delle notizie diventa più difficile, ma seguono esattamente tutto. Diventa difficile magari comprendere e spiegare la dinamica del debito, del fiscal compact, del MES, di questi trattati, perché ci vuole uno parapsicologo per capire. Non è che poi, comunque, hanno capito che è una questione da dementi, è un'Europa che non appartiene più a nessuno, deve diventare l'Europa dei cittadini. Domani qualcuno ti accuserà di aver fatto il comizio a pagamento? No, sì, ma io sono una vita che faccio comizi. Senti, partiamo dalla fine invece, perché si è alzato qualcuno dal pubblico e poi quello che piace a te, no? E ti ha detto anche: ma cosa dobbiamo fare? Citavano il MUOS, che è una cosa... Il MUOS sono andati, siamo andati, abbiamo fatto manifestazioni, siamo andati alla gente, abbiamo fatto proposte in Parlamento, abbiamo fatto tutto, ma se la giunta siciliana ha prima detto, ci ha dato ragione, ha bloccato i lavori e poi ha riaperto i lavori, noi dobbiamo andare a governare. Noi abbiamo il 25%, non possiamo incidere più di tanto sulle decisioni. Poi sono decisioni da prendere con gli americani, non solo del MUOS, ma tutte le basi americane che hanno. Cioè, noi non dobbiamo più svenderci a questo. L'Europa si sta svendendo agli americani. Gli americani, se toglieranno i dazi agli americani, gli americani con le loro liquidità vengono e si comprano tutte le più grandi aziende europee che ci sono. Metteranno anche il loro codice, che se metteremo delle protezioni ci faranno cause per milioni di dollari. Quindi bisogna far entrare gli americani con una parsimonia e con del tempo appropriato, non subito. Senti, questa politica mi manda proprio su tutte le... No, questa non è politica. Noi ci stiamo giocando la democrazia, l'intelligenza e l'onestà in questo paese. Ho fatto un discorso prima, è molto più comodo essere disonesti, stupidi e antidemocratici, è più comodo. Uno che pensa per te, che pensa le cose, che ti porta, che non devi fare problemi di maggioranza o minoranza. Un capo lo stanno sognando tutti in Italia, e stanno sognando anche essere democratici è faticoso, essere onesti è faticoso, essere intelligenti anche è faticoso. È meglio starsene lì e che qualcuno sia più intelligente di te, se ci pensi lui. E questo non bisogna permettere che succeda. Senti, Grillo, domani si parlerà anche di questa Europa, di questi due candidati all'Europa. C'è uno in Val d'Aosta che con 33 preferenze potrà essere eletto parlamentare. Domani sarà questo anche un altro argomento, no? Ti accusano sempre di essere... No, non lo so, guarda, noi facciamo due tipi di elezioni, una regionale, se no con le circoscrizioni grandi, delle piccole regioni rimaniamo tagliate fuori. Chi prende i maggiori voti nelle regionali si candida automaticamente per le grandi macro regioni. E poi ne dobbiamo eleggere 25, da 20 a 25, se ne sono presentati 5.000 e adesso, e quindi manderemo sicuramente, quando avremo finito, usciranno delle persone, secondo me, straordinarie. Fuori dentro l'euro? Fuori. Referendum, ti voglio ribadire che l'articolo 50 del Trattato di Lisbona dice che se entro 2 anni non c'è una rivisitazione, se uno Stato vuole uscire dall'euro, può farlo entro 2 anni, ha 2 anni di tempo. Se entro 2 anni non trova l'accordo per rimanere, può uscire. Lo dice l'articolo 50 della Costituzione dell'Unione Europea. E i vostri parlamentari, l'ultima domanda, in Europa con chi andranno? E i vostri parlamentari in Europa con chi andranno? Bisognerà fare delle alleanze? Sì, non lo so, decideremo insieme agli altri. Quando saremo là, vedremo. Ci saranno 6-7 gruppi di 6-7 nazioni. Se questi gruppi avranno come base delle attinenze con il nostro programma, decideremo tutti insieme se fare un gruppo parlamentare forte, coeso, o se no fare un gruppo da soli. Ti senti ancora il guru di questo momento? No. Salve. Sono il gurissimo. Ciao.